Ma che bravi, dalle scienze sperimentali passiamo alle scienze sociali con due che fanno, diciamo, dei veri e propri show, perché io li ho visti ai Bright Night dell'anno passato quando li facevamo in Piazza Garibaldi a Pisa. Loro sono Edoardo Bressanelli e Giuseppe Martinico. Edoardo Bressanelli è un ricercatore dell'Istituto d'Irpolis e Giuseppe Martinico un docente dell'Istituto sempre d'Irpolis, e ci parlano di tecnopopulismo e crisi della democrazia costituzionale. Io so che voi lo farete in modo super pop, per cui lascio il palco a voi e fateci divertire con la democrazia costituzionale e il tecnopopulismo. Prego. Grazie mille, grazie per questa opportunità. Beh, innanzitutto, che cos'è il tecnopopulismo? In realtà bisognerebbe parlare al plurale, populismi. Una delle caratteristiche dei populismi è il tentativo di appellarsi direttamente al popolo. Ecco che allora per tecnopopulismo intendiamo quel tentativo di realizzare questo appello diretto al popolo tramite le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, in particolare internet. E vi proponiamo quindi tre immagini. La prima immagine riguarda i 5 Stelle, Casaleggio, quindi i 5 Stelle che non a caso sono stati definiti come un esempio di partito digitale, anche se loro non amano definirsi come partito, proprio per il grande uso che fanno di piattaforme informatiche come Dussò, per esempio, attraverso cui cercano di completare, se non superare, in realtà quello che è il modello parlamentare classico. Ecco, quindi questo sembra riportarci alla seconda foto, a quell'idea di computercrazia di cui scriveva tanti anni fa Norberto Bobbio, che sosteneva, è una citazione: nessuno può pensare di appellarsi continuamente al popolo in maniera diretta, salvo pensare a un futuro fantascientifico in cui ciascuno possa esprimere il proprio voto direttamente da casa premendo un bottone. Bobbio però aggiungeva che questo aspetto, questa computercrazia, fosse estremamente pericolosa, perché lui affermava che il rischio è quello di distanziare in realtà l'elettore dagli altri cittadini, far perdere il momento del confronto e quindi perdere in termini di democrazia. Ecco, il rischio, e questo ci porta alla terza immagine, Zuckerberg, è proprio quello legato all'uso distorsivo in qualche modo dei nuovi media e delle piattaforme cosiddette social, ecco, che presentano peraltro numerosi problemi di sicurezza. Quindi, ricapitolando, noi abbiamo dalla combinazione fra nuove tecnologie e democrazia, possiamo individuare sia dei vantaggi, maggiore partecipazione, maggiore apertura, trasparenza, pensate all'uso dello streaming nei negoziati politici. Dall'altro però ci sono anche dei rischi. Sicurezza, la stessa piattaforma Dussò è stata più volte oggetto di attacchi informatici, e soprattutto il rischio è che questi nuovi media, piuttosto che integrare, si rendano forse in qualche modo polemiche ostili rispetto ai media tradizionali, che finiscano quindi per contrapporsi ai media tradizionali e che diventino ricettacolo di disordine informativo, di fake news, bufale o quant'altro. E questo ci porta alla slide successiva.
successiva. Qui abbiamo il presidente Trump, che è l'emblema del leader populista, che non a caso, fin dal primo giorno del suo mandato presidenziale, rifiuta di utilizzare i canali istituzionali classici della Casa Bianca e cerca il contatto diretto con il suo popolo attraverso il suo account Twitter, The Real Donald, da cui continua a diffondere tutta una serie di informazioni che vengono definite come alternative alla narrazione confezionata dai media tradizionali. Ecco che allora, se per il populismo classico il leader populista è la fonte della virtù e della giustizia contro i corrotti, appunto gli ingiusti, con la combinazione fra populismo e tecnica, il leader populista si propone come fonte alternativa di verità e questo diventa estremamente problematico, vista l'assenza di controlli che proprio nel rapporto diretto caratterizza la relazione leader-popolo. Qui alla scuola Sant'Anna ci siamo occupati di questa cosa, l'abbiamo fatto in questo libro che ho curato per Palgrave insieme a tre colleghi amici, Giacomo Delle Donne, Matteo Montiti e Fabio Pacini, e abbiamo cercato di trattare questo tema in maniera interdisciplinare. Del resto, l'interdisciplinarità è la quintessenza del nostro istituto, e non a caso cedo la parola al mio amico Edoardo Bressanelli, un politologo. Grazie molte. Beh, a fianco del libro curato da Giuseppe Martinico e altri, vedete Boris Johnson. Boris Johnson davanti a un bus, il bus che nei mesi precedenti la campagna elettorale che ha portato la Gran Bretagna fuori dall'Unione Europea aveva scritto una cosa molto chiara. Noi mandiamo 350 milioni di sterline all'Unione Europea, possiamo riprendercele e darle ai nostri ospedali. Benissimo, anche in un contesto pre-pandemico. Poter dare dei soldi alla sanità è una cosa che chiaramente agli elettori piace, piace molto, e quindi un'affermazione di questo tipo ha probabilmente avuto un risultato importante per uno dei risultati più clamorosi nella storia europea recente, che è quello dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, la Brexit, che è il primo caso di Stato che abbandona l'Unione Europea. Vediamo qui, in questa seconda diapositiva, un'affermazione che viene stata chiesta nel 2018 da uno studio del King's College di Ipsos Mori ai cittadini britannici. Credi che l'affermazione che il Regno Unito possa riavere i 350 milioni di sterline che vengono dati all'Unione Europea sia vera o falsa? Beh, vedete i dati in questo grafico a barre. La gran parte degli elettori che sono per il Leave, quindi per l'uscita dall'Unione Europea, dice che ci crede, i 2/3 quasi, ma anche tra coloro che non sono per l'uscita, sono per rimanere nell'Unione Europea, beh, anche loro per 1/3 circa ritengono che questa affermazione sia veritiera. Beh, questa affermazione non è vera. Non è vera per diversi motivi, non è vera perché quella non è la cifra assoluta, non è vera perché ci sono vantaggi economici che derivano dall'appartenenza della Gran Bretagna all'Unione Europea e non è vera perché i conti sono molto più complessi di quelli che aveva fatto Boris Johnson, la campagna per il Leave e che avevano così fortemente diffuso attraverso i social e attraverso i mezzi di comunicazione dei new media. Beh, insomma, è evidente che un'affermazione di questo tipo, propagata e non controllata, non verificata da fonti ufficiali, dai giornali, ma distribuita in maniera acritica, può avere un effetto forte sugli esiti elettorali. E, ad esempio, benché i fattori siano stati molti e senz'altro non soltanto quell'affermazione, la Gran Bretagna il 23 giugno 2016 voterà poi per lasciare l'Unione Europea. Beh, insomma, se gli effetti della disinformazione, l'uso spregiudicato da parte dei populisti della disinformazione, della misinformazione, quell'informazione che non è del tutto sbagliata, ma è non corretta, no, o non del tutto giusta, usa dati parziali, beh, insomma, cosa possono fare le democrazie, le nostre democrazie e anche l'Unione Europea per far fronte a queste campagne di disinformazione che possono avere delle conseguenze così significative?
Fanno abbastanza, forse non tutto quello che potrebbero fare, ma ad esempio in Italia dal maggio 2020 esiste una task force sull'informazione, o meglio sulla disinformazione. L'Unione Europea fa molto. L'Unione Europea ha una task force che deve identificare le bugie che vengono dette dall'esterno, soprattutto, in particolare dalla Russia. Ma l'Unione Europea ha anche sviluppato dei sistemi complessi, o ben più complessi di come li aveva, di comunicazione strategica. Cioè, non è soltanto scovare le bugie, ma è anche dare un messaggio vero, o comunque rispondere a quelle che possono essere delle vere e proprie campagne di disinformazione che vengono condotte con soldi, personale, esterno, dalla Russia, ad esempio, o magari più recentemente con quella che è stata definita, l'infodemia del Covid dalla Cina. Beh, qua alla Scuola Sant'Anna abbiamo, detto la nostra. Come vedete in questa diapositiva, abbiamo curato un rapporto per il Parlamento europeo, per la Commissione Affari Costituzionali, nel quale ci siamo confrontati con gli strumenti che l'Unione Europea ha messo in campo, abbiamo fatto una mappatura sistematica, abbiamo valutato l'uso di questi strumenti e abbiamo consigliato l'Unione Europea, in particolare la Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, su quali strumenti possono magari essere più efficaci per contrastare un fenomeno così difficile da contrastare proprio perché scivoloso, proprio perché non ufficiale, proprio perché usa canali che sono azionati, usati dai cittadini e quindi, insomma, un nemico per certi versi invisibile. Grazie. Ta 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 ta. È finita la vostra presentazione, allora. Beh, ero un secondo distratto fuori dal palco. Eccomi, sono No, l'abbiamo fatta arrivato. apposta per Avete toglierti finito un così file. all'improvviso. Mi avete stupito. No, scherzo. Comunque, complimenti. Giuseppe Martinico, Edoardo Bressanelli. Se ci fosse il pubblico ci sarebbe l'ovazione. Non c'è. Però ci sarà sicuramente dai vostri smartphone. Ricordo, siamo su Rai Cultura, siamo sulla pagina Facebook in diretta. Anzi, grazie di continuare a seguirci e continuate a farlo perché adesso ci spostiamo verso il tavolino degli esperimenti. Grazie di essere stati con Grazie. noi, siete stati veramente esaustivi. Super. Io vengo di qua, vengo verso il tavolo degli esperimenti perché qua ho Annalina Ruscelli, un'ingegnere.